Diciamo che questo gol di Zappella arrivato all'ultimo secondo utile ha dato tanta gioia e perché no, tanto entusiasmo. Sì, non ci dovevamo arrivare a dover segnare la fine, perché credo che la partita si era incanalata bene per noi. Abbiamo sbagliato tanti gol fatti contro una squadra che non molla mai, lo sapevo, e chiaramente poi ti fanno gol e fai fatica, e quindi bene il gol alla fine, bene i due gol che sono arrivati dai due quarti, diciamo, e comunque sicuramente il risultato aiuta per l'entusiasmo, per tutto. Quanto è contento di questo esordio, Presidente? Il giusto, perché dobbiamo lavorare ancora, si vede che c'è ancora da lavorare molto, però le vittorie aiutano a vincere. Il pubblico finalmente è tornato allo stadio, mancava da marzo 2002. Io le chiedo sempre se è dispiaciuto di questi cori che ogni tanto si sentono nei suoi confronti. Se portano bene continuassero pure a fare i cori, non è un problema. Parliamo di mercato, perché mancano 72 ore, se non ho fatto male i conti, alla chiusura di questa sessione. Che operazioni farà ancora il Pescara? E intanto se ci può dire se c'è stato qualche arrivo in queste ore. No, credo che nella giornata di domani o al massimo lunedì mattina sarà qua a Rizzo, che è un discorso già chiuso, e poi vedremo negli ultimi due giorni, perché purtroppo in Serie C c'è una lista di 24 giocatori che comprende anche gli under, perché oggi noi avevamo in campo diversi ragazzi che però in altre categorie non vanno in lista, qui vanno in lista, quindi bisogna fare i conti anche con la lista. Balzano ce lo può già annunciare o bisogna valutare alcune cose? No, non bisogna valutare nulla, non è che dobbiamo valutare Balzano, è sempre un... Intendevo di lista. È sempre un problema di lista, quindi noi dobbiamo fare delle uscite e conseguentemente io ho fatto una promessa ad Antonio: nel momento in cui ci sarà il primo spazio sarà il suo. Galano neanche un minuto questa sera, che significa? Che non stava tanto bene e il mister l'ha tenuto in panchina, perché ieri si è sentito, ha avuto un risentimento, quindi l'ha tenuto in panchina, nulla di particolare. Le chiedo, Presidente, se le sono piaciute le parole di Auteri ieri in conferenza quando ha detto: non ci giriamo intorno, noi dobbiamo tornare in Serie B, senza peli sulla lingua. Dobbiamo essere protagonisti sicuramente, poi tornare in Serie B, vince una sola, quindi non è sicuramente facile, però ha detto bene il mister, dobbiamo essere protagonisti fino alla fine. Le chiedo l'ultima cosa, le chiedo Presidente se ci può analizzare un po' questo campionato, nel senso se il Modena la ritiene una squadra superiore al suo Pescara o se tra le retrocesse più Modena e Siena le squadre sono tutte allo stesso livello. Ma io credo che poi alla fine il campo dirà quello che mi chiedi, perché oggi dire siamo più bravi, meno bravi, più forti, meno forti, lascia il tempo che trova, sono tante partite, siamo alla prima, quindi ci sarà tempo per valutare tutti gli organici. Sicuramente chi pensava che il girone B fosse un girone più facile, secondo me sbagliava, io l'ho sempre detto, perché ci sono almeno 6 o 7 squadre che possono giocarsela fino alla fine, e in più ogni anno esce qualche outsider che non ti aspetti, e quindi bisogna avere le antenne dritte sempre. A proposito di mercato, Presidente, e chiudiamo, chiedo scusa, eccoci qua e chiudiamo. Marilu e Ferrari hanno avuto un grandissimo impatto, soprattutto Ferrari, sulla partita. Lei è ancora alla ricerca di quella punta, la ciliegina sulla torta che potrebbe essere Rick Lanini? Ma il fatto di essere alla ricerca è un qualcosa che dite più voi che noi. Noi sappiamo di avere giocatori bravi in organico, tu mi parli di Ferrari, per me non è sicuramente una sorpresa, l'abbiamo preso volutamente, ma io sottolineo anche l'ingresso di Marilungo e anche l'ingresso di Bocic, perché hanno dato tanto in un momento in cui la partita si era un pochettino fermata, e Bocic ha fatto 2 o 3 recuperi importanti, Marilungo ha giocato da par suo, perché tecnicamente credo che non sia secondo a nessuno, e Ferrari è entrato molto molto bene. Quindi arriverà uno a questa punta? Vedremo nei prossimi 2 o 3 giorni che mancano, se ci sarà la possibilità di innervare ancora il reparto con qualcuno che ci possa dare qualcosa in più, sì, prendere per prendere no. Lanini sfida con la Reggiana? Ma noi non sfidiamo nessuno, noi siamo il Pescara, e credo che se uno deve scegliere di venire a Pescara deve sapere che viene in una piazza importante,
chi ha voglia di recitare un ruolo da protagonista, e se vuole venire, chiunque sia, non parlo di Lanini, noi siamo felici, ma non vogliamo costringere nessuno a venire a Pescara.